ragazzi e ben ritrovati qui sullo Skyblock. Io sono Lari e come promesso mi sono andata ad informare sul perché non si spawnano i polli sulla nostra isola. Ed il risultato, cioè sono risultati veramente tantissimi fattori. Io ho raccolto insomma i più importanti e ve li elencherò adesso. Allora, in teoria molto probabilmente dipende dal bioma in cui ci troviamo. Infatti, perché ogni Skyblock, dato che non c'è solo una mappa dello Skyblock, ne esistono di più, ognuna di esse si trova in un bioma diverso. Il nostro molto probabilmente è uno di quelli bastardi. Infatti ci ho pensato a fondo ed è risultato che, dato, sapete, vi ricordate che nelle scorse puntate nevicava abbastanza, e questo molto probabilmente è un fattore da non tralasciare, perché ci fa capire che il nostro bioma è un bioma di montagna, ragazzi, e questo appunto danneggia lo spawning dei polli, perché se fosse stato un bioma di pianura ci sarebbe stata più probabilità dello spawning dei polli, e questo da noi non accade, probabilmente per questo fattore. Un altro problema, ragazzi, è questo. Adesso ve lo mostro. Tra l'altro, ragazzi, c'ho la skin di Herobrine, perché ho girato un video sulle skin. Non so se questo video uscirà prima dalla top o dopo, però nel caso ve l'ho spoilerato. Qui nel nostro allevamento abbiamo un casino di gente. Gente che molto probabilmente impedisce lo spawning dei polli. Se si hanno più di 8 mob pacifici, non si spawnano più altri mob. Quindi o li ammazziamo, oppure la mia idea è quella di suddividerli in varie zone. Per esempio, vedete che lì sto già facendo una piattaforma. Una piattaforma che coglierà, per esempio, le pecore. Infatti dovrò sterminarle il più possibile e farne rimanere molto probabilmente due. Quindi la suora e una bianca. Da quest'altra parte invece dovrò ficcarci le mucche, mentre da quest'altra parte farò un'altra piattaforma solo per le pecore, per così lasciare questa piattaforma dell'erba, della terra, libera, completamente vuota, ragazzi. Così vediamo un attimo se sti pennuti si spawnano o no. Adesso dovremmo dedicarci proprio a continuare queste piattaforme, a finirle e poi a suddividere queste bestie bastarde. Quindi mettiamoci al lavoro. Tra l'altro ho già 11 lastre, però lì ho finito. Sì, mi servirebbe però un cancelletto. Ce l'abbiamo un cancelletto o non ce l'abbiamo? Quindi andiamo a farlo. Cosa sta succedendo? No, che bello! Le casse sono quelle in versione natalizia. Che figata, ragazzi! No, sembrano quelle per i folletti, una roba del genere. No, sono troppo carine. Non lo sapevo. Tra l'altro io non ho giocato in questi giorni, quindi non so se è avvenuto un aggiornamento. Perché io non ho fatto nulla, ve lo giuro. L'ho aperto adesso sto Skyblock, quindi non so proprio cosa sia successo. Tra l'altro, ragazzi, facciamo così. No, aspettate, devo farla sta cosa. Cassa, non c'è un cazzo, va bene. Ragazzi, com'è possibile? Non abbiamo un tubo. Cioè, ma guardate anche i cartelli. Io vi giuro su qualsiasi cosa, non sono entrata nello Skyblock fino ad oggi. Fino ad oggi che è il 24 dicembre io non ho toccato lo Skyblock. La cosa che mi fa sentire meglio è il fatto che, per esempio, semi, piantagioni e roba varia non sono spariti. Però caspita, cioè, cosa significa? Che mi cambi il baule e allora tutto va a trote? L'unica cosa è dovrò mettermi di nuovo a farmare come una dannata. Le cesoie ce le abbiamo, quindi è abbastanza buona come cosa. Cerchiamo insomma di smuoverci a fare queste piattaforme. Tra l'altro mi servirebbero anche delle torce, e io non ho la carbonella perché giustamente è sparita. Ok, grazie. Sarà colpa della skin di Herobrine, bastardo. Sperando che appunto mentre io la completi non si spawni nessun mob stronzo e non pacifico. E basta, Lari, dai. Oggi non è giornata, ragazzi, perché sono andata a fare la spesa stamattina e ho preso un petto di pollo, no? E niente, arrivo alla cassa. Scusate che era un conto ai miei cazzi, ma mentre costruiamo sta roba possiamo anche farlo, dai. E dovete capire che niente, era il mio turno e dovevo mettere le robe nel sacchetto, no? Allora c'era sta vecchietta che, va bene, ok, poverina, però nel senso, datti una mossa, no? C'è solo una cassa, c'è poi solo un cavolo, sai, dove ti lancia la spesa, insomma, da dove nel sacchetto, ed è tipo larga 10 centimetri, si va bene, pure nevica. Niente, c'era la cassiera che mi stava buttando giù la roba, io la stavo mettendo nel sacchetto, solo che sta vecchietta non è che ha preso subito la sua roba e se l'è messa nel sacchetto per andarsene via, no? No, faceva con calma lei. Allora ovviamente che c'era in quei 10 centimetri sia la mia spesa e sia la sua. Entrambi avevamo preso il petto di pollo, il petto di tacchino, che cacchio era. Io non ci ho fatto caso che era il suo petto di tacchino, quello che io ho preso.
preso e stavo per mettere nel sacchetto. Lei sta mettendo il mio petto di tacchino nel suo sacchetto. E gli ho detto una volta, mi spiace, ci farò più attenzione la prossima volta, mi spiace, abbiamo preso lo stesso petto di tacchino, quindi, capita. Tra l'altro guardate che zingarata, sta venendo un po' di betulla, un po' di quercia, ma tutta colpa dello Skyblock, ragazzi, oggi è giornata da schifo. Allora io l'ho detto una volta, mi scusi, io, cercherò, insomma, di essere più attenta la prossima volta, insomma, per farla stare zitta, perché dovevo mettere quella dannata spesa nel sacchetto e andarmene a casa. E lei, tipo, era lì ormai da 2 minuti che io nelle mie orecchie mi sentivo mi ha messo nel pot, gli ho detto signora, e niente, gli ho detto va bene, ho capito, gliel'ho ripetuto 30 volte e alla fine ha capito e se n'è andata. Cioè, ma non è che adesso me la devi menare perché io ti ho preso il tuo petto di pollo e me lo stavo ficcando nel sacchetto dato che ce l'avevamo uguale. Che roba. Li ho completato, sì, la piattaforma, sì, capisco più un tubo. Dall'altra parte l'abbiamo fatta e facciamola anche da quest'altra parte. Non so se la centro oppure no, ma cacchio se ne, ragazzi. Allora, l'ho fatta lunga da questa principale, 10 lastre. Quindi cerchiamo, insomma, di ripetere la stessa cosa. 1, 2, 3, 4 e 5. Sotto a questo episodio, anzi meglio dire così, vorrei che voi, se avete voglia, mi scriveste che regali avete ricevuto questo Natale, perché sarei veramente curiosa di saperlo. Quindi se avete voglia di farlo, fatemelo sapere, se è qualcosa di Minecraft, se è qualcosa da mangiare, se è qualcosa da bere. No, da bere no, dai. Ok, gente bellissima. Ho fatto, oh mio Dio, ciao bella, ho fatto anche la terza piattaforma, quella che dovrà accogliere, speriamo, le pecore, se ci riuscirò, se no cadranno di sotto e non sarà un bello spettacolo. Nel frattempo passerò un po' di minuti, forse anche un'oretta off camera, perché ho intenzione di aspettare che crescano, oddio, dove sto inquadrando? Dove crescano questi alberi, 4 se ne abbiamo, sì 4, perché mi serve un casino di legna. Uno, perché devo fare della carbonella per poi appunto fare le torce. Due, perché mi serve veramente tanta legna per realizzare le staccionate per le 3 piattaforme. Allora ragazzi, come vedete ho fatto un bel po' di roba, cioè ho fermato abbastanza legna. Mettiamo un attimo il cancelletto qua. Tra l'altro, ma cosa sta facendo? Staccionata, dov'è la staccionata? Di betulla, perché come detto, vedete che ci sono più alberi di betulla che di quercia. In teoria ho 2 blocchi da 64 di staccionata. Spero che mi bastino, se no, pazienza, ne farò altri. Tanto di legna ne abbiamo. Ok, anche quella è fatta, ora non ci rimane che quest'ultima, scusa, togliti! Allora, neanche per questa ci basteranno, molto probabilmente, perché siamo sfigati. Allora ragazzi, come vedete ho completato anche quest'ultima piattaforma, giustamente però non mi sono bastate le staccionate, quindi sono dovuta andare in casa a farne altre. Ora non mi rimane che, insomma, uccidere questi animali, vedere un attimo, oh mio Dio, come portarli nelle rispettive piattaforme. Allora, questa è fatta, lì ce ne sono un bel po', ok, sono entrate 3 per adesso e va anche bene, ok, un'altra entrata, perfetto, e siamo già a posto. Queste possiamo anche ammazzarle, perché tanto cacchio se ne, quindi ammazziamo ste pecore, prima di tutto, e poi ci viene facilissimo portarci anche le mucche nell'altra piattaforma. Oh, perfetto, dai, brave. Non ci resta ora che, devo sostituire quella terribile lastra che c'è là al posto della staccionata e poi mettere altri cancelli nelle piattaforme, proprio nelle piattaforme, perché vedete, se no queste qua sono così cretine da stare sul ponte. Non ci resta che aspettare, io molto probabilmente lascerò lo skyblock aperto, ovviamente mangiando di tanto in tanto, per vedere se mi si spawnano i polli. Detto questo ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata, come sempre droppate un like, iscrivetevi se non l'avete già fatto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!